Vai. Cari amici vicini e lontani, cari amici ucraini, cari amici russi, moldavi e quant'altro, siamo qui di nuovo per cercare di chiarire le cose, perché far riuscire a capire al volgo le situazioni è molto difficile. Impresa ardua. Allora, partiamo dal numero del giornale La Verità di oggi, dove c'è scritto Putin ci porta il carbone. Sì. E dove c'è un articolo, un sottotitolo che vi voglio leggere. Indicativo. Il nostro premier parla apertamente di riaprire le vecchie centrali. La drammatica realtà distrugge i sogni folli della transizione ecologica. Diciamo quindi che questa... I cretini si contraddicono continuamente. La transizione ecologica era una balla che serviva per avvalorare un regime di truffatori e di delinquenti, di cui vi dimostreremo un'altra cosa. Apri le orecchie e ti farò vedere. Ma io lo so, non devo venire. Non è solo questo. E dai, se lo facciamo vedere subito. No, aspetta, ma finisci. Sì, 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 no, giusto, facciamo vedere questo titolo. Guarda cosa c'è scritto qui. Presenza romagnola. Esattamente. Che significa la presenza dei romagnoli a Roma, che era composta prevalentemente da scariolanti. Ma magari a Maccarese. Ma a Maccarese non a Roma. A Roma ci sono i preti, ci sono i cardinali, i romagnoli. Casaroli? No. Non solo. Ma Silvestrini. Ah, certo. Il creatore del grande capo di governo, sì. Giuseppe Conte. Nazareth, il Nazareth. E vi diremo anche un'altra cosa che pochi sanno e che è scritto qui. L'Europa ha creato una dipendenza dalla Russia che rende impossibili sia l'autonomia energetica sia sanzioni efficaci. Ma la dipendenza dalla Russia è naturale, perché noi eravamo e continuiamo a essere dipendenti dall'America. Quindi la lotta è tra la Russia e l'America, fermo restando però che mentre l'America non può più ricattare l'Europa con il petrolio, perché non ce l'ha più, e quello che loro riescono a ottenere attraverso le scisti bituminose serve a malapena per loro, il restante di tutto... Ma un po' di navi ci stanno per far finta che è vero. Sì, la cosa importante è questa, che essendo il problema quello geopolitico, così come ha detto Putin ha detto l'America ci combatte perché vuole controllare l'Europa, ed è verissimo, quindi l'operazione è puramente geopolitica. Come possiamo far vedere, come ho fatto vedere più volte, da questo che è uno degli atlanti di geopolitica più importanti che ci siano, la geopolitica dei rapporti di forze nel mondo. Questo è di qualche anno fa, ma la realtà è sempre la stessa. Al posto della Russia c'è l'URSS, ma la realtà è sempre la stessa. Che poi la Russia, per definizione esatta, è Federazione Russa. Esattamente, URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti. No, l'attuale. Certo, è una federazione perché sono stati. Ma se noi andiamo a vedere il problema lo possiamo anche vedere qui, lo vediamo qui, ecco. Possiamo vedere qui, eccolo qui. Allora, il problema è sempre lo stesso, che ci sia l'URSS e che ci sia Putin, il discorso è sempre lo stesso, perché il problema del nord e del sud, dell'est e dell'ovest è lo stesso. Fin tanto che l'Europa non è in condizione di controllare se stessa, di riarmarsi, sarà sempre oscillante tra queste due forme di produzione energetica, tra la Russia e gli Stati Uniti. E non è caso che in Italia, dopo l'assassinio di Mattei,
abbiano smantellato le centrali atomiche. Perché Mattei è stato, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, è stato assassinato non perché faceva la concorrenza sul petrolio, ma perché nel giro di 2 anni aveva formato 40 ingegneri atomici. Geniali ingegneri atomici italiani. E questo è il primo discorso che noi dobbiamo fare. Quindi cosa dice, ma voi conquistate, noi stiamo con Putin. Tant'è vero che addirittura il direttore dell'Enea o del CNR, non mi ricordo adesso, che cioè un nome tipo finiva in uni, adesso non riesco a ricordare chi era. Alzati il coso perché non si sente. Non riesco a ricordare chi era, finiva con un cognome che finiva in uni. Addirittura si dovette ricoverare in una clinica, praticamente una specie di bunker, per cercare di ovviare a tentativi di omicidio fatti nei suoi confronti. Certo. Perché la guerra è spietata comunque, e solo i coglioni che credono a altre cose, coglioni che hanno molta fede. Coglioni che credono all'informazione ufficiale, quella governativa, quella del potere costituito contro cui noi combattiamo da sempre. Ad esempio la questione importantissima del contagio. Adesso il contagio non se ne parla più, non c'è più il contagio. Allora io vi voglio far vedere una cosa. Perché no, adesso fanno i servizi dall'Ucraina con l'elmetto, con la corazza, con tutti i gambali, i cazzi, eccetera. Quando i cittadini che girano attorno si vedono con la borsa della spesa, esatto, in jeans, in maglietta, esatto. L'altro boeco. No, perché quando hanno fatto la sceneggiata delle bombe, dei bombardamenti, eccetera, poi è stato scoperto che alcuni... Ma la rivolta di Timisoara, in Romania, per giustificare l'assassinio di Ceausescu e della famiglia. Quello fu scritto in un libro molto importante di Fracassi, intitolato Le bugie hanno le gambe corte, e dove si narra appunto di tutta quella falsificazione. Solo che Ceausescu era uno stronzo, perché non aveva capito. E se seguite vogliono fregare, no, piglia e scappa, no? Lui pensava di avere gli appoggi internazionali da parte dell'Italia, da parte di altri paesi, tutti pronti. Detti amici, capito? Tutti pronti. Allora, cari amici, vi facciamo... In compenso mandiamo 3.400 alpini al fronte, come la Giulia, come la Giulia dell'Armir. Tanto sono gli unici pochi reparti che ci hanno detto i coglioni. Certo. È come al solito, è sempre la questione, è sempre la stessa. No, ma il bello è che questo corpo di spedizione è stato cominciato a mandare già 3 giorni fa, perché già 3 giorni fa c'erano i video che riprendevano i carri merce con sopra i cingolati, i cingolati, quelli però trasporto di truppe, quelli notati, tipo quelli che vanno sulla neve. Esattamente, no? certo. E tre giorni fa facevano questa cosa qua, che senza un mandato alla maggioranza assoluta da parte del Parlamento, corpi di spedizione non se ne possono inviare. Esattamente. Capito? E invece no, ancora non hanno, ieri forse mi pare che hanno discusso, ma non so se l'hanno mandato. Fermo restando che i corpi di spedizione comunque ci mandano, e che la sceneggiata la devi fare per forza. Dopo l'approvazione del Parlamento. Sì, vabbè, ma per il resto si tratta semplicemente di posizionamenti che non servono a nulla. Ricordiamoci l'articolo 10 della Costituzione che dice che l'Italia abolisce la guerra. Sì, ma a parte quello, intendiamoci bene, la Costituzione l'hanno sempre sorpassata, perché ne frega un cazzo. Turlupinata, diciamo così, va. La storia è un'altra cosa. È legata alla scoperta, come dire, del tutto casuale. Voi, cari amici, voi sapete che io sono romagnolo, ho parecchi documenti romagnoli, e tra i documenti che c'avevo è questo numero qui, a cura di un romagnolo romano
che si chiamava Ravaglioli, come il maresciallo. Esattamente. Armando Ravaglioli, che credo, mi auguro per lui di no, ma sono l'impressione che sia morto perché ha una certa età, personaggio notevole, e in questa presenza romagnola si parla di una cosa che probabilmente nessuno sa, ma quanto sono bravi i preti che vogliono bene al popolo romano. Infatti, mentre l'Italia era in guerra, che cosa faceva? Qui è tutto un articolo molto lungo, ma il contributo del cardinale Cicognani alla difesa di Roma in guerra. Uno dei creatori. No, ricordiamoci che a seguito della del secondo concilio di Trento, i cardinali sono i funzionari del territorio a livello papato, nel senso che loro comandano un vero e proprio esercito di preti che gestiscono e organizzano sul territorio, e hanno il cosiddetto anello cardinalizio, è un imprintur esattamente come quello del principe. Esattamente. Cioè lui è il bravissimo, l'alter ego del principe, esatto. È il principe e serve per imprimere sulla ceralacca, imprimitur, sì, ecco. Sulla ceralacca, certo. Orrore, ecco qui una fotografia, orrore, vedete come vengono commentati certi avvenimenti, un agghiacciante documento fotografico sullo stato della basilica di San Lorenzo fuori le mura, subito dopo il bombardamento del 19 luglio 1943. Allora, agghiacciante non è l'esposizione dei morti, la condizione. Ricordiamo, perché è agghiacciante? Perché ricordiamo che la cattedrale e i duomi all'interno della cerchia muraria di Roma non sono dello Stato italiano, sono territorio estero, precisamente del pontificato. Esattamente. E poi qui c'è un'altra cosa: dopo il bombardamento arriva ecco il Papa. Perché è così grave la questione, che rovinano la roba loro. Oh, sto per dirlo, è questo il discorso, eccolo qui. Allora, il problema è proprio questo, perché parliamo di manipolazione. Mentre l'Italia era in guerra con gli americani e con gli inglesi, lo Stato della Città del Vaticano trattava liberamente col governo americano. Certo. Ma è bene che queste cose si sappiano, no? Per questo motivo, io ovviamente taglio qui, ma so quello che mi interessa, per questo motivo la Santa Sede vuole investire nella questione il governo americano, che poteva influire prima come amico della Gran Bretagna e in un secondo momento come alleato. Taylor, interessato al problema, a metà settembre, affinché ne parlasse a Roosevelt, cominciò a trattare a Londra durante il suo viaggio di ritorno. Gli atti inglesi testimoniano quel passo fatto nel corso di una relazione con Churchill. Parliamo del 41 o del 42? Stiamo parlando del 43. Ah, 43 addirittura. Ed hanno atto a Taylor di aver fedelmente presentato il punto di vista. Vabbè, inizio 43 probabilmente. Sì, dal punto di vista vaticano. Però la risposta inglese fu analoga alla dichiarazione fatta pochi giorni dopo alla Camera. Churchill precisò che un eventuale bombardamento di Roma sarebbe stato una legittima risposta alla partecipazione italiana ai bombardamenti su Londra. Certo. E comunque non avrebbe avuto solamente in vista l'obiettivo militare, che in qualche modo avrebbe potuto essere circoscritto, ma quello politico, intendendo colpire il centro politico e decisionale dell'Italia.
Allora è una riflessione che io invito appunto gli amici, che mentre gli italiani combattevano e morivano, ed erano tanti, il Vaticano trattava liberamente con queste persone. Da dove? Non solo liberamente, autonomamente, senza nessun incarico ufficiale da parte del governo italiano. Appunto, da dove, come, in che modo? Questi hanno sempre fatto i cazzi loro. A danno nostro! A danno no! È lì il guaio! No. Se sono i cazzi loro per loro, fatti loro! Ma fanno i cazzi loro per gli interessi nostri! E nessuno diceva niente perché ovviamente era un governo a sé. Ma tu ti metti in guerra quando hai il nemico dentro casa? La prima cosa da fare è accorpare lo Stato del Vaticano all'Italia. Esattamente! Fine! Dopodiché esautorare tutta la classe dirigente clericale, dal Papa a scendere all'ultimo pretore. E torcerlo dai coglioni. Perché basta, risolto il problema. Mandali, no, ma la cosa bella è che l'imperatore romano, fino al 393, era anche pontefice. Esatto. Ricordiamoci, cioè era il leader incontrastato della gestione della questione religiosa e mistica. Esattamente. Che autorizzava le feste delle varie religioni. C'erano oltre 100 religioni a Roma imperiale, ricordiamocelo. Esatto. E era il pontefice massimo nella figura dell'imperatore che decideva quello che cazzo si dovevano fare loro, non i singoli pope. È una cosa veramente incredibile, non solo, ma io che debba dire queste cose, che tra l'altro non è percepito, io ho parlato in questi giorni con delle persone che non hanno assolutamente percepito il senso e il significato di quello che sta succedendo oggi. Il senso e il significato dell'invenzione della pandemia che è descritto nella storia. Oh. Allora, sentito questo, la Santa Sede decise di affrontare direttamente con Roosevelt. Questi trattano con Roosevelt mentre gli italiani stanno morendo in Russia, stanno morendo in Africa settentrionale, stanno morendo in Abissinia, come niente più. Stanno morendo sulle navi, sui sommergibili. Che gliene frega? Che mica roba loro, non ci vanno in guerra. Vanno solo a dire le messe nelle retrovie. Sì, nelle retrovie, sempre. Qualche prete coi coglioni c'è stato, sì, soprattutto in Russia, certo, quelli che hanno fatto prigionieri, certo, in Russia, certo, si sono comportati molto bene, certo, ma sempre, sempre per la religione. Certo. Sentito questo, la Santa Sede decise di affrontare direttamente con Roosevelt l'argomento, tanto che il drammatico sviluppo della guerra in Africa settentrionale e le forze dell'asse. Quindi parla del metà del 42. Sì, novembre 42, avvicinava sempre più le zone di operazione a Roma. Gli stessi americani sbarcarono. Probabilmente era nel periodo della fuga verso la Tunisia. C'è quello qui. Ah, certo. Ecco. Gli stessi americani sbarcarono l'8 novembre 1942 in Algeria. Contemporaneamente erano stati già iniziati sistematici attacchi alle grandi città italiane, soprattutto Torino, Milano e Genova. Qui presto si doveva aggiungere Napoli. Una cosa che mi sono sempre domandato è come mai i centri decisionali militari italiani non hanno mai pensato all'attacco sulla sponda marocchina algerina. E perché quindi io penso che non era previsto. Perché lì lo sbarco è stato molto difficoltoso e quindi se ci fossero state delle forze di contrasto. Ma lì è stato tutto sbagliato, il punto di forza era Suez, ma lo sapevano fin dai tempi della prima guerra mondiale. Certo. La prima guerra mondiale, diciamolo chiaramente, in termini di geopolitica, aveva come epicentro Suez. Certo. Perché? Si finisce quasi di qua. Perché gli angloamericani, soprattutto gli inglesi, avevano iniziato la conflittualità per altre ragioni anche, aveva iniziato la conflittualità quando l'imperatore tedesco aveva chiaramente dimostrato la sua propensione per andare a mettere le mani su Suez. Ma certo, quando la Turchia era in difficoltà, la Germania mandò un corpo di selezione in Turchia che poi aggredì la Siria, il Libano, esatto, e poi anche la Palestina, e
tant'è che poi l'Inghilterra inviò un corpo di spedizione per cercare di conquistare i territori. E gli italiani, giustamente l'ambasciatore, che non mi ricordo più chi cazzo era, il ministro della guerra anche, mandarono un corpo di spedizione di circa un migliaio di soldati italiani a difendere Gerusalemme e prima ancora qualche altra zona lì sempre in Palestina. Anche perché noi eravamo interessati al controllo. Bravo, il motivo era quello, non era tanto la difesa della Palestina, che cazzo ce ne fregava, per mettere un piedino anche noi diciamo, nello scacchiere perché di due, serviva. Ci serviva perché noi avevamo il piedino in Abissinia e in Abissinia, Etiopia, in Somalia, ecco. In Somalia, che quello erano i punti cardine molto importanti, molto importanti per una serie di ragioni che è inutile che diciamo qui, e soprattutto in Eritrea. Era lì tutta la questione. Il tuo un cittadino che faceva l'esploratore speleologo. C'erano parecchi. No, quello importante. Romolo Gessi. No, quell'altro. Romolo Gessi. No, ma c'era quell'altro pure importante che era Pellegrino cartografo. Matteucci. Beh, non mi ricordo più adesso chi era. Pellegrino Matteucci e Romolo che, Gessi. Che diciamo cercarono e trovarono nella baia di Djibouti, se mi ricordo bene, al posizionamento adatto per poi cominciare a creare la cosiddetta Africa orientale italiana. Attorno al 1880-84. Non a caso Romolo Gessi erano tutti e due miei concittadini ravennati, sia Romolo Gessi che Pellegrino Matteucci. Pellegrino Matteucci e Romolo Gessi trovarono il modo di ammazzarlo. E non racconto come, ma è tutto descritto. Si era messo al servizio di Gordon Pasha, ma lo scopo principale era quello di controllare il poi c'era il prete, poi c'era il cardinale Massaia, il cardinale Massaia, il quale anche lui stava lì occhieggiando per vedere quello che si poteva prendere. Pellegrino Matteucci fece di più, attraversò da solo a piedi il deserto del Sahara. Fu raccolto dall'altra parte del deserto e fu portato in un ospedale di Londra dove morì, giovanissimo. Ma non era il deserto quello arabico per caso? Ed è lì. Non era quello arabico. È quello lì, quello che conta, quello che fu attraversato in un secondo tempo. Da chi? Per la presa di Aqaba. L'operazione di Lorenz era appunto quella di prendere alle spalle. Infatti, siccome rompeva a cazzo anche lui e sapeva delle cose che era contrario alle guerre contro la Germania. Certo, e soprattutto non doveva divulgarle, hanno pensato bene di fargli fare la morte incidentale. Molto incidentale. Allora. È appassionante seguire negli atti pubblicati della Santa Sede l'incalzare delle iniziative e dei passi rivolti a Roosevelt e ai quali il delegato apostolico era chiamato a dare umana sottolineatura, precisa evidenza. Il 27 ottobre il cardinale segretario di Stato invia un messaggio a Cicognani, dire al Presidente che se dovesse succedere il Papa protesterà. L'evocazione dell'eventualità dell'alta protesta dell'inerme capo della Chiesa, molto inerme capo della Chiesa, quante divisioni ha il Papa, chiederà qualche anno dopo sarcasticamente Stalin proprio a Roosevelt, è altamente drammatica ed onora il suo destinatario considerandolo capace di comprendere l'incommensurabile significato, che poi è molto semplice, perché, come hai detto tu prima, alla Santa Sede non interessava
la salvaguardia delle anime, bensì la salvaguardia dei tanti palazzi di sua proprietà che gli davano un quarto del mercato immobiliare italiano. Esattamente, romano, quelli sono le vere cose. Ecco perché non voleva il bombardamento. Esattamente. E poi hanno bombardato il Tiburtino Terzo, San Lorenzo, perché erano immobili delle case popolari, non della chiesa. Questo non gli fregava un cazzo, le butta giù poi le case popolari. Esattamente, che le case dove invece c'erano la possibilità di affittare alle ambasciate, di affittare ai consolati, di affittare ai negozianti, agli alberi. Se no non si capisce. Hanno detto no, hanno bombardato la stazione di Burtina, perché lì c'è il nodo ferroviario, no? E perché a Roma non c'erano altri 4 o 5, c'era pure la stazione di San Pietro. Esattamente, ben di caso non è stata mai bombardata. E questo quelle cose che noi dobbiamo sottolineare. Cari amici, potete fare. No, i romani dicevano cui prodest, o meglio ancora pecunia non olet. Esattamente. Stando a significare che appunto. O se odora di incenso. Che arriva dalla penisola arabica. Esattamente. Sempre. Il 27 ottobre il cardinale chiederà qualche anno ed onore il suo destinatario, considerando capace di comprendere l'incommensurabile significato. Seguono disposizione di fare presenti a Roosevelt le gravi sofferenze delle popolazioni delle città bombardate. E infatti Roosevelt ne ha preso veramente Pensa quando hanno bombardato la parte industriale a Milano, quanti morti sono stati a Milano e di cui nessuno parla mai. Certo, bisogna dirlo, perché loro sono i liberatori. Basta ricordare, a Frascati oggi ci abitano più o meno 30.000 persone, fra Frascati e Velletri. E soprattutto Velletri. 30-40.000 persone. Frascati, ma Tivoli. Tivoli che non c'entrava un cazzo, non c'era. A Tivoli c'era la centrale elettrica e c'era la fonderia. La scusa era quella che bombardavano il centro decisionale di Kesselring. Sì, però completando il discorso, Frascati, Grottaferrata e Velletri, 30-40.000 persone oggi, all'epoca ce ne saranno state più o meno 20.000. Sono riusciti a ammazzare 9.000 persone su 20.000. Esattamente. Nessuno ha detto un cazzo di niente. E c'è un piccolo cippo lì appoggiato all'ingresso di Frascati. Andatevelo a vedere. Dunque. Dove dice? Eccolo qui. Seguono disposizione di fare presenze delle gravi sofferenze delle popolazioni delle città bombardate, mentre Spellman viene incaricato di portare al presidente americano. Ma io ho conosciuto le figlie di Spellman, te l'ho detto mai. Era Spellman? Sì. Il papo? Sì. Ecco, lo facevano frocio. Due figlie strafighe. È vero, me l'avevi detto. L'avevo detto, Mentre Spellman viene incaricato di portare al presidente americano lettere degli degli arcivescovi delle grandi città colpite. Spellman fece presente, Spellman che arrivava regolarmente a Roma e atterrava all'aeroporto dell'Urbe, mentre nessuno diceva niente, fece presente che... A parte durante l'occupazione americana? Durante l'occupazione tedesca. Ecco. Sì, sbarcava durante la guerra. Sbarcava all'Urbe e si diceva su una automobile oscurata che andava in Vaticano perché non vedesse il popolino. Spellman fece presente che a Torino era stato colpito il Cottolengo, cazzo! Certo. Da dove tutti i quartieri popolari. Sempre. È così. È la logica del potere. No, è la logica del terrore, oltretutto. Grande ricovero
di tutte le miserie e di tutti i derelitti. Si chiese infine che l'Episcopato americano emettesse un voto da presentare al Presidente per la incolumità di Roma. È incredibile, cari amici, è incredibile quello che succede. Infatti i tedeschi avevano completamente le mani legate. Guarda, posso interrompere un attimo? Come no? Per farti riflettere su una cosa che a me fa sentire meglio, se non a me va sempre toccato molto a fondo, proprio mi ha sempre, come si dice, pervaso molto questa cosa. L'episodio, a proposito dell'8 settembre 43, di Ettore Rosso, quel ragazzo di 21 anni di Parma, che sottotenente dell'artiglieria era stato messo a Monte Rosi a controllare l'arrivo delle colonne tedesche, te lo ricordi? No. Allora un giorno ci andiamo perché c'è il cippo, sì. Mi è venuto in mente perché parlavo di cippi. E lì questo ragazzo di 21 anni con un cannone da 88, sì. Uno è riuscito a fermare per... È così, la realtà dell'Italia è questa. Con 20 uomini. La realtà è riuscito questa. A fermare la colonna di carri armati e camion di militari, esatto, una cinquantina, per un giorno e mezzo intero, e alla fine si è fatto saltare lui e gli ultimi 8 che erano rimasti su un camion pieno di dinamite. Esattamente, questa è la realtà, la realtà dell'Italia è questa. Non ho chiesto per dire che è bastato un uomo, certo, con le palle, certo, per fermare l'avanzata tedesca, esatto, invece di scappare. Esatto, come quello che vogliono i signori preti, perché bisogna tutelare il Cottolengo, no? Questa è la realtà, lo sappiamo perfettamente. Una contemporanea azione veniva svolta presso il governo italiano. Non riesco a contenermi quando parlo. C'hai ragione. Ti capisco perfettamente. Una contemporanea azione veniva svolta presso il governo italiano per l'allontanamento da Roma degli obiettivi militari. Una trattativa si svolse durante il dicembre 42. Il 23 di quel mese il governo rispose di essere d'accordo, si sarebbero spostati i comandi militari. L'equivoco non sfuggì. E infatti sono andati sotto al Monte Soratte, fra le altre cose. L'equivoco non sfuggì ai rappresentanti alleati, il ministro inglese Osborne e il rappresentante di Taylor. Pittman, Mussolini, disposto a spostarsi come comandante militare, sarebbe rimasto a Palazzo Venezia in quanto capo politico. Ma di fronte a queste cose, c'è gente crede ancora il 25 luglio? La gente crede ancora all'autenticità del 25 luglio? Era già un anno e mezzo che sobillavano sotterraneamente, erodevano il potere decisionale da parte del governo. Esattamente, io con questo non voglio dire che Mussolini fosse un coglione, ma nei fatti, nella sostanza... Gli è sfuggita di mano la questione. Ovviamente anche sulla abbrivio dei capitombi militari che stava subendo... Ma anche quelli non sono casuali, non sono casuali. Non è casuale il fatto che fosse stato possibile una sconfitta eclatante prima del contrattacco guidato da Rommel. Noi abbiamo avuto una cocente sconfitta, tant'è vero che Graziani, che era capo delle nostre truppe, per fortuna l'hanno fatto fuori, meno male, perché Graziani ha sempre combinato un sacco di casini. L'hanno messo a riposo come hanno messo a riposo Badoglio. Ecco lì la realtà, erano tutti e due a riposo, poi tutti e due evocati. Come mai? Appunto. Va bene, detto questo io chiuderei, perché mi sembra che abbiamo detto talmente tante cose e che il cui scopo è per dire... La main c'avevo due zii io. No, non me l'avevi mai detto. No, ma mi avevi detto... Sì. Due fratelli di mamma. Sì, sì, ma avevi detto che sì. Sono fatti 7 anni fra India e Inghilterra. Sì, ma l'avevi detto quello, che erano rimasti prigionieri.
Vabbè. La uno si era pure fidanzato, forse c'ha avuto pure sì. un figlio in Inghilterra. Sai. Facevano sì. i contadini. Mi ricordo. Riportiamo il discorso qui, la verità dice sempre la verità, e Putin ci darà il carbone. Il che significa che 50 anni di vita nazionale italiana sotto l'usbergo del papato ci ha portato dall'energia atomica al carbone. Questa è la grande transumanza però. Cari amici, arrivederci, sempre a qualcosa da dire in merito, siamo qui per ascoltare. Eventualmente rettificare le nostre posizioni, sì. se qualcuno ti dimostra che sono errate. Esatto. Oh, vogliamo ricordare perché tutti vogliono andare in Ucraina? Perché fa tanto gola all'Ucraina? Sono delle le femmine sono bellissime. Fossi più giovane ci andrei anch'io. Satiro che dentro in te emerge sempre. Viva Dio. Okay, no, diciamo perché sul serio, perché è tanto appetita. Ci sono, è pieno di italiani. Sì, no, non solo quello. Ma perché c'ha i depositi minerari e di varissimi metalli minerali di vario genere e anche di gas e anche petrolio che fanno gola alla Unione Sovietica e più che mai alla Russia. Ma la Russia ce l'aveva sotto controllo e giustamente non a caso gli americani hanno al proprio servizio un governo che, vedi caso, ha come capo del governo un ebreo. Certo. È tutto del tutto casuale. Un attore comico esattamente come Beppe Grillo. Esatto. Se li scelgono proprio. Sì, sì. Una cosa. E nessuno che lo prende in considerazione. Ma come? Un attore comico, no? Nel caso avessimo fatto noi, ma come? Invece è lì, tranquillo, a fare la sua parte. Da Reagan in poi hanno sempre, acquisito sì, gli attori comici, queste cose qua. Guarda Schwarzenegger, guarda il Papa, Grillo, al Papa, quello è un attore comico nato. Appunto. Il problema è che non viene capito. Perché se fosse capito. Quando recita a memoria le sue tiritere. Allucinante, guarda. Cioè io mi domando, ma come fa la gente, diciamo, la persona del popolo, a non rendersi conto della presa per il culo continua, costante, giorno, diurna, che va avanti da decenni, in particolare massicciamente, ma da sempre, in qualunque epoca vai a verificare. Ma poi la cosa interessante, dice, adesso il popolo non capisce perché si parla tutto in latino, ma dopo quando tradurremo in italiano, qual cazzo, hai capito molto? Si vede il gran salto. No, ma il bello è che non hanno capacità di analisi, non hanno la capacità di critica, di compatibilità, di coerenza fra le varie, certo. Varie idee, i vari concetti, le varie affermazioni in generale, no? Cioè uno fa una cazzata, basta vedere il Grillo, no? Sì. Ma uno così dovrebbe aver preso a sassate già a ostricate, esatto. Già due o tre, quattro anni fa, esattamente. Anni fa, quando ha ripudiato tutto, ha tradito tutto, e invece va in giro in televisione ancora, sì. a raccontare cazzate, in Parlamento a parlare di... Lui che il Parlamento non ci potrebbe mettere piede, oltretutto. Uno che è stato condannato già, che pure se colposamente ha ammazzato delle persone, ma uno così dovrebbe piegare la testa tutte le volte che incontra un uomo e dire scusate se esisto ancora. Certo, vedi un altro articolo, le restrizioni folli del Green Pass sopravvivono. Cosa significa? Che non aveva niente a che vedere con la pandemia, no? È cambiato un cazzo. La pandemia non c'entra un cazzo. Sono restrizioni della vita pubblica. Cioè. Contro qualsiasi libertà proclamata da questi signori. Tutto così, cari amici.
cercate di capirlo e ricordatevi bene che se Roma è stata risparmiata è perché il papato ci teneva molto alle proprie proprietà edilizie. Nel nome di Cristo, venite. Infatti gli ero tutto il culo perché hanno buttato giù San Lorenzo. E infatti eccolo lì. Esecrabile. Vergogna. Esecrabile. Vergogna. Non hanno rispetto per la religione. Per la religione. E soprattutto per le reliquie. Vabbè. Io mi domando, dove sono andate a finire i 31 prepuzzi che erano nella chiesa di Calcata? No, a Calcata ce n'era uno dei 31. Sì, uno dei 31. E gli altri sono in giro per il mondo, ma che cazzo? Lui spargeva, ma scusa, il prepuzio, li spargeva uno per uno in qua e là. E se no, la moltiplicazione, la cosiddetta moltiplicazione dei prepuzi. Sempre so long! Ma chi ha saluto Glele? Pensavo. Ma che è? È un'amica. Che la pensa come noi, non, completamente come non sono presente. Vabbè, allora niente, abbiamo detto, diciamo, affrontato un argomento, ma affrontandone uno, la modalità di diciamo percezione e acquisizione dei dati e confronto e analisi dei dati è uguale in ogni altra possibile campo, settore, diciamo ambito, no, in generale. Cioè quello che avviene è, diciamo ufficialmente dai governi, dalle istituzioni nazionali, internazionali, eccetera, è una recita. Cioè il popolo non deve sapere che cazzo succede sotto la scena, dietro il sipario. Esattamente, è tutto lì. Ma il popolo non è nemmeno in condizione di immaginare che dietro al sipario ci sono gli attori che si stanno cambiando i vestiti della scena. Allucinante. Vabbè, salutiamo, dai. Pace e bene. So long. Sempre. Sia lode. Lode, sia lode a Dio, Dio Priapus. Bene. Attento a non cadere. Meno male che t'ho letto. Sì, mai letto, mai letto. Per fortuna. Allora, vediamo un po'. Ci stiamo? Sì, stai attento. Va bene. Abbiamo fatto 35 minuti. Ah, bene, bene.